siamo alla fine della stagione di quelle verdure che poi mi lamentate, me le faccio sempre vedere, no? Le zucchine, i peperoni. Però in questo momento le zucchine sono un po' più grosse, sono la fine. E che ci fa questa zucchina? Noi romani, la zucchina romanesca per noi è la zucchina piccola, col fiore, il tomato, questa così grossa, che ce la facciamo? Lo dico io, ripiena! Quindi, zucchine romanesche o le napoletane, quelle là lisci, verdi, normali, ma le vorremmo mettere la zucchina. Poi, parmigiano, basilico, io ci metto anche un po' di ricotta, perché a noi come ci piace? Fuori croccantina, dentro morbida e bella, gustosa. Poi la carne macinata. Oggi il macellaio mi ha dato la rosa, guardate che roba, guardate che colore, è meraviglioso. Poi pomodoro, qua, il pomodoro adesso è questo qua, pomodoro lungo, eccolo qua, buonissimo. Pomodoro secco di Sommariva e l'olio di Agostino Sommariva. E dopo se la mossa, ora iniziamo a cucinare. Allora, prima di tutto facciamo la salsa, mettiamo intanto a fare la salsa. Pomodoro spellato, oh, oh, l'avete visto 100 volte. Poi, se non lo ricordate, andate a vedere nei video passati. Quindi, pomodoro lungo, bello, proprio da sugo questo qua. A pezzettoni, track, track. Aglio pelato, basilico, a mettere basilico. Un po' di cipolla, così, sottile, sottile. Poi, allora, in questo momento non posso non ringraziare Pavic. Guardate che cover che fa stupende, meravigliose. La musica, dico, eh. Olio, quello buono, come abbiamo detto prima. Non lo faccio nemmeno tanto soffriggere la cipolla, ci ho ripensato. Purtroppo, ve l'ho detto, le regole in cucina ci sono, ma poi ognuno di noi può fare come vuole. Più che altro sono suggerimenti, poi ognuno mette del suo, perché questa è la cucina. Quindi anche qui i pomodori non devono essere forza stellati. Se volete vi piacciono con la buccia, fateli con la buccia, fate come vi pare. L'importante è che escono le cose bene, buone e saporite. Parliamo adesso del ripieno delle zucchine, quindi carne macinata, poi che ci mettiamo? Parmigiano, Mario sta giocando, beata lui, pepe nero, ci vuole tutto. Allora, qualcuno adesso comincia a dire, ma che non ci mette il pane? Non mette il pane? No, il pane non lo metto, ho messo un po' di sale e poi se cosa ci metto? Ci metto una cosa ancora più buona, la ricotta, quindi sostituisco il pane che ammorbidisce la farcia con la ricotta, poi con queste manie deliziose così, zacchete, ve lo dico da solo che sono deliziose, mannaggia, vai, così unisco tutto quanto. Che cosa ci manca? È il gusto, lo sprint, tac, la bottarella, pac. Allora ho i pomodori secchi, c'è, taglio così, piccoli, 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 così vanno un po' dappertutto, diventa buono, 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 buono. Questo è il pomodoro secco. Poi che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo messo i gambetti là dentro, le foglie le mettiamo qua dentro, no? Del basilico, vai, ecco qua, lo faccio piccolo, 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 piccolo e lo metto qua dentro, vai. E adesso unisco tutto, questo sai che è una cosa meravigliosa. Poi ci sarà qualcuno, vediamo che fai, come fa a essere che è buono? Io assaggio, buono, bravo, un po' di sale, buono, che robetta ho fatto. E vai, e adesso passiamo a svuotare le zucchine. Ecco, gli do una mossa al mio pomodorino, guarda piano piano, sta andando piano piano. Poi taglia a metà, perché lo sapete perché? Perché è curva, non ce la faccio a farla bene. Poi questo levatorsoli, eccolo qui, perfetto, guardate qua che roba, yeah. Poi ride pure camera woman. Allora qua sacca a poche con punta di metallo sarebbe fantastica, io non ho i sacca a poche, quelli uso e getto, mi sono dimenticato oggi, quindi però potete fare così come si faceva una volta, come si faceva una volta, va bene lo stesso, yeah. Così mettete dentro belle piene, mia madre le fa che proprio esce la carne di fuori, provate per bene, così qua, ta ta, così. Eccole qua, così, belle. Poi, allora, qui abbiamo sta meraviglia, guardate, tolgo l'aglio, tutto a crudo abbiamo fatto quasi oggi, eh. Vai, metto le zucchine, guardate il pomodorino. Ah, ragazzi miei. Poi, aggiungo basilico, un po' di basilico, così. Zac, 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 zac.
un po' di sale, un po' di pepe, proprio le fate stare così e poi le girate un pochettino, se ce la fate, così, piano piano, ecco qua, fuoco basso basso, io lo metto proprio a metà, ecco, a 5, calcolate che arriva a 9, la potenza di induzione, coperchietto, tra quanto ci vediamo? 20 minuti e saranno prontissime, buonissime, con la carne dentro, cotta, ci vediamo tra 20 minuti, cuore. Pronti? Con la gambetta? Allora, stecchino, ci siamo. Vedete? Guardate come entra. Perfetto. Allora è pronta. Allora andiamo con la gambetta. Metto le zucchine. Pomodoro, eccolo qua. Mamma mia, che roba spettacolare, ragazzi. Orone. Vai. Questo. Poi, parmigiano, che va avanzato un po' di parmigiano. Mettere questa e adesso non è finita qua, goccetto d'olio, che c'è, non ci mettiamo un goccetto d'olio, a crudo, vai, come diceva qualcuno. Adesso però non è finita qui, abbiamo un giudice, prego, vado a prendere il giudice. Adesso abbiamo il giudice, sei pronto? Allora prima devo assaggiare io, questo non lo puoi assaggiare. Allora, cottura della zucchina, guardate qua, beccate, questa è fighissima, cotta perfetta. Buono, eh? Allora, zucchina ancora croccante, si sente tutto dentro la carne, il pomodoro, la ricotta, il parmigiano, buonissima, sembra da mangiare, inizio dentro la zucchina. Poi proviamo a Mario. Allora Mario, mi raccomando, ho già stato la bocca aperta un attimo. Com'è? Com'è, amore? Andiamo? Allora, il giudice mi sembra che ha detto di sì. Com'è? Buono, amore? Bella, una passerotta. Allora, ragazzi, sono finite le zucchine, andatele a comprare. Mi raccomando, ripiene la poesia. Piatto unico. Buono, Mario. Ciao, me mangio.